Di chi è la proprietà, scusate, di chi è l'intelligenza artificiale? Ovviamente a chi come me si occupa di proprietà intellettuale va a stimolare una serie di interrogativi e di curiosità, no? Perché di chi è, va veramente a incrociare il campo della proprietà intellettuale. Ecco, io non so qua se bisogna usare la R o non usarla, però proprietà nel senso di titolarità, di appartenenza. Quindi a chi appartiene scusate, l'intelligenza artificiale e soprattutto cosa intendiamo per intelligenza artificiale? Nella mia presentazione, in realtà, diciamo in accordo con Andrea, mi sono più soffermato sul concetto di modello di previsione, modello di calcolo e arrivo alla fine a parlare di intelligenza artificiale, lasciando anche un po' di quesiti aperti perché è effettivamente per il mondo della proprietà intellettuale uno dei temi di frontiera. Allora, ok, qua vabbè ci sono i miei riferimenti, come già detto Andrea, io sono molto attivo in rete, su SlideShare troverete anche questa presentazione slide, anzi stavo per caricarle poco fa, ma non sono riuscito perché non le lasciava accedere, spero che oggi si riesca a fare, e sul mio profilo SlideShare trovate anche tutte le slide di incontri precedenti. Questo è il libro di cui Andrea ha già gentilmente parlato. Come vedete, Software License e Data Governance, tutelare e gestire le creazioni tecnologiche, in un paio di capitoli tratto proprio questi aspetti. Allora, iniziamo da scatole vuote. Devo spostare, purtroppo non. Mi nasconde purtroppo, ecco, mi metto qua in basso, perché mi nasconde troppo. Allora, abbiamo una situazione del genere, cioè quando parliamo di modelli di previsione, abbiamo da un lato dei dati che vengono inseriti, che vengono dati in pasto a questo modello, e dall'altro i dati output, cioè il risultato che questo modello ci offre. E il classico esempio, se noi parliamo di modelli di previsione, è il modello che permette di fare le cosiddette previsioni del tempo, il meteo. Io do al modello, cioè predispongo il modello, che è il lavoro ovviamente intellettualmente più complicato, lo predispongo per riuscire a interpretare, a leggere dei dati input che io poi gli fornisco di volta in volta, e una volta, diciamo, messo a punto questo meccanismo, io ho facilmente tutti i giorni o ad ogni ora o quando serve la previsione del tempo. Cioè gli do da una parte non so, il dato relativo alla pressione atmosferica, il dato relativo alla temperatura, il dato relativo ai venti, lui mi fa un incrocio, un calcolo sulla base di quello che io gli ho detto di fare nel mio modello e mi dice se domani ci sarà pioggia, se ci sarà una temperatura di un certo tipo, se ci sarà la nebbia. Ok? E allora noi adesso dobbiamo però interrogarci su, dal punto di vista della proprietà intellettuale, che cosa siano. Prima Andrea parlava di ontologia, quindi prima di capire qual è la disciplina applicabile, dobbiamo appunto capire di cosa, stiamo parlando. Ok, ecco, questo era un po' il ragionamento. Vedete, abbiamo nei dati input, ecco, più propriamente quando parliamo di proprietà intellettuale. Non dovremmo parlare di dati, ma dovremmo parlare di banche dati, perché una premessa importante, lo dico per chi non è pratico dell'argomento, è che i copyright, il diritto d'autore e la proprietà intellettuale non si occupano del singolo dato, del dato crudo, ma si occupano di banche dati, cioè di come i dati vengono raccolti e assemblati, e quindi si esercita un diritto di proprietà intellettuale su un dataset, su una banca dati, e non tanto sul singolo dato. Ovvero, cioè se io vado a isolare il singolo numerino all'interno di una di queste caselline, il singolo numero in sé non appartiene a nessuno, diciamo, non è soggetto a diritti di proprietà intellettuale. Se io li organizzo invece anche una tabella a doppia entrata, quindi dal punto di vista diciamo, dell'architettura molto semplice, però il fatto che io abbia raccolto, abbia diciamo impiegato risorse, cosiddetto rilevante investimento per realizzare questo dataset, allora mi attribuisce un diritto, che è un diritto, poi lo vedremo magari più con calma, un po' particolare perché si chiama diritto sui generis, è proprio il nome che la direttiva europea gli ha attribuito, perché quando è nato questo diritto, quando è stato creato, non
non poteva essere assimilato a nessun altro diritto preesistente e quindi l'hanno chiamato proprio diritto sui generis. Comunque, ecco, questo è un po' il concetto. Vedete, abbiamo dei dataset, io non so, ipotizziamo che dataset A siano le temperature, dataset B siano che ne so, la forza dei venti o la provenienza, direzione dei venti, dataset C sia la pressione atmosferica. Ok, la stessa cosa noi potremmo spostarla su altri esempi. Mi sono occupato per vabbè, un cliente per cui lavoro è noto perché è scritto ovunque, che si occupa di rischio sismico, quindi modelli per prevedere, non per prevedere i terremoti, ma per valutare il rischio sismico di alcune aree geografiche. E anche lì c'è un discorso di dati input e di modellazione. E lì i dati input sono diversi, ovviamente hanno a che fare con la tipologia di terreno, la vicinanza ad una faglia, la vicinanza ad un vulcano e via dicendo, cioè tutte queste informazioni, il modello le macina e ti dice se in quell'area, in quel comune, a volte anche su un singolo edificio, c'è un rischio sismico un dato numerico, esce un dato numerico. Quindi l'output a volte è un semplice numerino, ma quel numerino lì ha un valore economico molto, molto, cioè molto importante, abbastanza intrigante, soprattutto per le assicurazioni e le riassicurazioni. Cioè, se devo costruire una centrale nucleare, e quindi devo assicurare questa centrale nucleare, l'assicurazione vuole sapere al decimo decimale quanto rischio sismico c'è in quell'area per capire quanti soldi deve mettere in gioco per assicurare oppure un ponte, una infrastruttura molto importante. Quindi parliamo di cose molto centrali per il business di oggi. Idem i modelli finanziari. Previsioni che ci dicono appunto se le azioni di quella specifica società quotata possono domani andare in una certa direzione o in un'altra direzione. Cioè, è un tipo di creazione intellettuale che ad oggi è davvero rilevante e centrale per il mercato. Però vedete che abbiamo ancora la casella centrale vuota, cioè questo modello non l'abbiamo ancora ben chiarito e riempito. Che cos'è? Allora, si dice teoricamente che il modello altro non è che una espressione matematica, no? Cioè viene quasi sempre, visto che ci lavorano, allora, nel caso sia appunto dei dati, delle previsioni meteo, delle previsioni per il rischio sismico, quasi sempre a lavorarci sono dei fisici e dei matematici, no? Quindi effettivamente poi il modello viene riassunto, viene trasformato in un modello matematico. Però attenzione, qua ho messo un bel punto di domanda perché se fosse davvero così, se fosse pura semplice matematica, allora dal punto di vista della proprietà intellettuale siamo molto deboli. Perché c'è, vabbè, un principio fondamentale del diritto del copyright e della proprietà intellettuale per cui la semplice matematica, le espressioni matematiche non sono tutelate da diritto d'autore, perché sono matematica, non sono di per sé sufficientemente creative per essere, cioè non c'è il concetto di creatività implica che l'autore ci metta un suo modo di vedere le cose, okay? Il suo punto di vista, il suo stile. Qua non c'è, perché è matematica, quindi occhio, sarei diciamo cauto a definire il modello come una semplice espressione matematica, ma allora forse è più una cosa del genere? Questo è un diagramma di flusso, potremmo dire una procedura. Questo tra l'altro dovreste conoscerlo perché questo l'ho preso da uno degli allegati di uno dei decreti Covid, dei famosi DPCM, che era quello di aprile, in cui si spiegava quando e come saremmo usciti dalle varie fasi emergenziali. E in effetti è già qualcosa di, secondo me, più correttamente applicabile al concetto di modello di previsione. Cioè una procedura alla quale, appunto, che è, come dire, precostituita e sulla base dei dati che io le fornisco mi tira fuori un risultato. Però anche qua forse ci manca un pezzo, perché quasi sempre questa procedura non è una procedura puramente, come vedete qua, grafica esprimibile in un formato cartaceo. Scusate, sento un ritorno.
Sento un ritorno, chiedo a tutti di chiudere i microfoni. Non è una procedura esprimibile sempre solo in formato cartaceo e di diagramma, ma c'è una componente software. Cioè, quel diagramma lavora in ottica di, viene poi, diciamo, tramutato in istruzioni software. E quindi il modello teorico in sé. E il codice, qua ho messo nell'immagine, come vedete, boh, ho preso una stringa di codice Python a casaccio, non ho contezza di quello che c'è scritto in quelle righe, l'ho presa da un'immagine che si trova in rete, però era per rappresentare che il modello solitamente è più, diciamo, propriamente interpretabile come un tutt'uno della parte teorica che ci sta dietro e della parte software, di sviluppo software, di codice, che poi lo rende machine readable, lo rende processabile da un computer, che è quello che ci serve anche perché sono dati, sono calcoli estremamente complessi che difficilmente si potrebbero fare senza l'aiuto di un calcolatore, anche per la massa di dati che gli diamo in pasto. Quindi, ecco, secondo me questa è la più corretta interpretazione del concetto di modello. Adesso però ci dobbiamo chiedere quali sono le problematiche che vengono poste dal punto di vista della proprietà intellettuale, cioè di chi sono i diritti su queste tre cose. Anche lì, allora, intuito, i diritti sui dati input sono di coloro che fanno dataset A, dataset B, dataset C, cioè di coloro che hanno creato, raccolto e creato la banca dati, il dataset. E il tipo di diritto che si applica è un diritto sui generis, lo vedremo meglio, appunto è un diritto sulla banca dati, sul fatto che ci sia, che è basato sull'esistenza di un rilevante investimento per la costituzione della banca dati e copre il rimpiego di parti sostanziali della banca dati. Anche di là, anche la parte di dati output è tutelata da quello, cioè da un diritto, cioè da un diritto sui generis. Cioè questa tabella di previsione del tempo, che viene fornita, quindi è a sua volta una tabella, ed è a sua volta, come dire, generata sulla base dei dati input e di quello che il modello ha tirato fuori e di come il modello li ha macinati. È anch'essa una sorta di un dataset in uscita, quindi anch'essa rientra, diciamo, sotto l'ambito del diritto sui generis. Però ecco, nei vari casi in cui mi sono occupato di questa materia come avvocato, quasi sempre queste due parti stanno insieme, cioè colui che vende, fornisce un modello di previsione, non ti fornisce solo la parte software e diagramma, potremmo dire. Ma ti fornisce un tutt'uno, cioè ti fornisce un insieme di dataset di base e di modello. Quindi colui che è interessato, appunto, l'esempio che facevamo prima, che ne so, o l'emittente televisiva che deve fare tutti i giorni le previsioni del tempo e quindi compra dal fornitore di questo servizio il modello. Per farlo girare sulle sue macchine, oppure l'assicurazione, la riassicurazione che vuole sapere se c'è un rischio finanziario, un rischio sismico in una determinata zona, o un rischio finanziario in determinati investimenti, e solitamente compra tutto il pacchettone, cioè compra il dataset su cui si appoggia e il modello, il software che genera poi questi calcoli. Anche perché, appunto, e questo gli informatici lo sanno meglio di me, appunto, spesso un database e il software che macina questi dati sono difficilmente scomponibili perché il dataset viene creato con criteri ad hoc per il software con cui poi deve essere macinato e viceversa, il software viene creato ad hoc per interagire e andare a pescare dati da dei dataset che sono costituiti ad hoc. Ok, quindi nella situazione più realistica e probabile, la situazione più realistica e probabile è quella che vediamo in questa slide, cioè il fatto che i dati input e il modello, mi chiedono un'approvazione, qua scusate, mi è comparsa una scritta, devo chiudere delle cose. E quindi la situazione più probabile che si verifica è proprio questa, appunto, dati input più modello come se fossero un tutt'uno. E anche qui quindi ci dobbiamo chiedere di chi è la proprietà intellettuale di tutto questo blocco qua.
Ovviamente la risposta più semplice è di chi l'ha fatta, cioè nel senso del suo autore, però dobbiamo andare a capire bene come la proprietà intellettuale interpreta. E allora vediamo un attimo, lo dicevamo prima, i dataset, le banche dati sono indubbiamente rientrano, cioè diciamo, nella tutela del cosiddetto diritto sui generis. Mentre software e algoritmi o anche lì, cioè anche parlare di algoritmo è pericoloso perché l'algoritmo, se è inteso come semplice espressione matematica, in teoria non è tutelato. Noi abbiamo in Europa poi la direttiva europea che vieta la brevettazione anche di semplice software, ma solo di computer, ma permette la brevettazione di computer implemented invention, un discorso troppo lungo per trattarlo oggi. Però ecco, visto che abbiamo detto che il modello è comunque un tutt'uno tra il diagramma, il procedimento e il software che poi lo realizza, indubbiamente la parte software e la parte intellettuale di architettura del software che ci sta dietro è sotto diritto d'autore, gli americani direbbero copyright. E invece, lato destro, vedete, l'output, il risultato che si ottiene, essendo anch'esso un dataset, è a sua volta una banca dati, un piccolo dataset derivato, ovviamente, che è tutelato da un diritto sui generis a sua volta. La domanda che ci si pone è cosa succede quando invece l'output è un singolo numero, un singolo dato, cioè il rischio sismico è del 4,28%, non so, è un dato numerico. Quello è un dato che è tutelabile o no? Secondo i principi generali del diritto d'autore, il singolo numero non appartiene a nessuno, è una singola informazione, quindi non è sufficientemente complesso e creativo per essere tutelato o da un diritto d'autore o da un diritto sui generis. Però, giustamente, chi ha generato quel dato dice: caspita, però quel 4,28% lo possiamo dire perché dietro c'è tutto il resto, ci sono i dataset che io gli ho dato input e tutto il lavoro intellettuale, creativo e di architettura software che questo modello che il modello ha utilizzato per poi macinare questi dati. Quindi questione non così semplice da risolvere. E emergono queste questioni giuridiche emergenti, nel senso che poi quando si tratta di gestire questi dati. Cioè, fino a qua era una questione puramente teorica relativa all'ontologia, al tipo di diritto applicabile, quindi appunto è una questione più da corso di filosofia del diritto, di informatica giuridica, ma poi gli avvocati si trovano a dover discutere di licenze, di termini d'uso, cioè quali licenze vengono applicate diciamo, alle tre colonne che io ho teorizzato nelle mie slide e soprattutto la questione più delicata, se ci sono rapporti di derivazione. Cioè il dataset finale è da considerare opera derivata secondo la definizione più nota di opera derivata. Opera derivata lo troviamo, come qualcuno magari già sa, nelle licenze Creative Commons, no? Quindi io di questi temi mi sono occupato quando si parlava, diciamo, nel dibattito che c'è stato dal 2010 in poi sui cosiddetti open data. E quindi quando ci sono, se diciamo, ipotizziamo che questi dataset A, B e C siano degli open data, cioè siano dei dati che io non ho creato ma ho semplicemente trovato in giro perché sono disponibili liberamente, allora mi devo chiedere se le licenze applicate mettono delle condizioni, impongono delle condizioni sulla derivazione, sulle cosiddette opere derivate. Se impongono delle derivazioni, allora mi devo chiedere se il dataset che io mando fuori, cioè il dataset output, deve tenere conto di queste condizioni imposte dalle licenze, perché se è un'opera derivata, allora si porta dietro il problema della licenza, cioè il problema del cosiddetto share alike o copyleft, come si chiama in ambito software, si chiama copyleft, nel mondo del Creative Commons viene chiamato share alike, e con tutte le implicazioni che questo comporta. Adesso purtroppo non possiamo andare troppo nel livello di dettaglio, poi magari lascio un po' di spunti di approfondimento. Però ecco, domanda 1 è: il dataset output è da considerare opera derivata dei dataset input? E poi il dataset output è da considerare opera derivata del modello? Questa quindi in grafica lo rappresentiamo così, cioè questo, scusate, devo spostare ancora perché mi copre la lettura, eccomi lì.
Cioè questo è il risultato, che è quello che poi anche nel mondo business viene venduto, viene ceduto. È opera derivata dei dataset A, B e C? Secondo me la risposta è abbastanza netta qua, sì, indubbiamente, nel senso che è un'attività, cioè io per ottenere questi risultati non posso far altro che incrociare, impiegare, reimpiegare, come dice la normativa in materia di tutela dei dati, i dati in entrata. Quindi indubbiamente, al di là del tipo di calcolo che io ci faccio, questa è comunque da considerare un questo è da considerare un dataset derivato da dataset A, B e C. Occhio, perché poi le varie licenze hanno una definizione diversa di dataset derivato. E quindi, ad esempio, la Creative Commons Attribution Share Alike, rispetto alla ODBL, la Open Database License, che è la licenza applicata a OpenStreetMap, ad esempio, hanno una definizione diversa e trattano in modo diverso il concetto di derivazione. Quindi altra, come dire, incognita che si va a sovrapporre, cioè non solo il mondo del diritto, delle norme, ma anche l'aspetto contrattuale di come i soggetti titolari dei diritti decidono di gestire questi loro diritti e di definire le varie norme interne, regole concrete della gestione dei loro diritti. L'altra domanda, sembra la stessa la slide, ma è cambiata qua sotto, ovvero se il risultato, se il dataset output è da intendere opera derivata del software. Qua sarei abbastanza negativo invece nella risposta, cioè il modello, cioè, sta in piedi al di là dei dati che io gli do. Quindi se siamo in una situazione come questa, io posso cambiare i dataset A, B e C e mettere dei data alfa, beta, gamma e ottengo dei risultati diversi con lo stesso identico modello. E quindi il modello è un software che non fa altro che macinare dati, ma non crea derivazione. Quindi se questo blocco intermedio, cioè il modello, ha un certo tipo di licenza, io che sono interessato solamente all'aspetto del dato output, non sono condizionato a rispettare la licenza del software, ma solo a rispettare le condizioni delle licenze dei dataset in entrata. Però abbiamo detto che cosa? Abbiamo detto che nella maggior parte dei casi queste due cose stanno insieme, cioè che i dati input e il modello difficilmente sono scomponibili, o quantomeno poi negli esempi che io mi sono trovato a esaminare come legale non succede, è più facile tenerli insieme appunto per motivi anche tecnologici e non solo strategici, giuridici. E quindi sì, qua torniamo alla risposta positiva, perché ovviamente se questo è un tutt'uno e qua dentro ci sono ci sono dei dataset, questo risultato non può che essere non può che essere risultato di un reimpiego di dataset A, dataset B, dataset C, ovviamente macinato da questo modello. Però essendo un tutt'uno, indubbiamente devo tenere in conto questi aspetti, con una complicazione che questo tutt'uno sarà rilasciato con licenze diverse, cioè questo avrà una licenza che riguarda solo la parte dati e una licenza che riguarda solo la parte software. Perché? Perché le licenze di software non si adattano bene al mondo delle banche dati e viceversa. Quindi se io devo licenziare quel blocco lì con un'ottica open, come fa ad esempio quel mio cliente che si occupa di quell'azienda, fondazione mia cliente che si occupa di rischio sismico, loro hanno un approccio open sia dal punto di vista del dato, sia dal punto di vista del software, e quindi hanno una licenza che è GPL o AGPL per la parte software e una licenza che è Creative Commons Attribution Share Alike o Attribution e basta, seconda dei casi, per la parte dati. E non puoi far diversamente, perché non puoi scegliere una licenza unica, perché la parte software ha bisogno di una licenza specifica per il software, soprattutto in ottica open, perché se non ci sono clausole che regolamentano la questione del codice sorgente, della disponibilità del codice sorgente, allora non viene considerata licenza davvero open source. E stesso discorso dal lato opposto, dati, cioè una licenza, non posso usare una GPL per un dataset, perché il dataset è un altro tipo di opera e quindi devo applicare una licenza che sia pensata per i dati, quindi una Creative Commons in versione 4.0, le ultime, perché quelle precedenti non trattavano il diritto sui generis, oppure una licenza ODBL o altro tipo di licenza open data.
Quindi vedete, le problematiche non sono poche. A tutto ciò, perché fino adesso, se avete notato, io ho parlato di dati, diciamo, osservabili in natura, no? L'esempio del rischio sismico e l'esempio delle previsioni del tempo, quindi dati che sono osservabili in natura che sicuramente non pongono questioni di privacy, no? Cioè, non... Oddio, poi anche lì ci sono stati casi in cui mi hanno fatto notare che se io faccio calcoli di rischio sismico sulla base di singoli edifici, quei singoli edifici in realtà sono anche la residenza di una persona, di un essere umano, e quindi sto dicendo che la casa di Tizio, nome e cognome, oppure, anche senza dire nome e cognome, la casa che sta all'indirizzo X, quindi via e numero civico, che è comunque un dato personale, perché è l'indirizzo di una persona in cui vive un essere umano, che quella casa ha un rischio sismico molto elevato e quindi faccio aumentare il costo del mutuo al tizio, aumentare il costo della polizza assicurativa che questo tizio ha sottoscritto sulla sua casa. Quindi, in queste situazioni estreme, in realtà, a volte anche in quel tipo di calcoli si va a toccare un aspetto di dato personale, però generalmente non succede. Però se ricadiamo invece in una situazione che sovrappone anche il piano privacy, cioè all'interno di quei dataset di entrata A, B e C c'è un dataset B che contiene dati personali, e allora la questione si complica, perché nel momento in cui entra in gioco quell'aspetto devo tenere conto anche delle norme in materia di privacy e anche delle best practice in materia di trattamento dati personali. Ok, quindi l'abbiamo visto, forse lo dirà la collega che parlerà dopo di me, se quei dataset invece di essere dati relativi alla natura sono dati relativi alle preferenze di persone, il classico lavoro di profilazione che viene fatto sui social quando noi facciamo acquisti, navighiamo e via dicendo, oppure dati sanitari, ancora più delicato, che è la situazione che stiamo probabilmente forse vedendo più sotto i nostri occhi, più che in altri tempi, in questi ultimi mesi, e lì davvero dobbiamo andare oltre a chiederci, a porci la questione della proprietà intellettuale, anche a chiederci qual è la base giuridica per il trattamento di quei dati. Cosa non così facile e simpatica a volte da fare. E attenzione, in questo ragionamento si pone la questione del termine, dell'espressione titolare del dato, perché il mondo della proprietà intellettuale, il mondo del diritto del trattamento dati personali, il mondo privacy, parlano di titolarità in modo a volte molto diverso e che vengono in un modo che però crea confusione e crea equivoci, perché titolare del dato, diciamo, fronte proprietà intellettuale è il titolare della banca dati, cioè colui che ha creato la banca dati, e lui ha titolarità della cosiddetto diritto sui generis e diciamo genericamente la proprietà intellettuale sulla banca dati, non sul singolo dato come abbiamo detto prima, ma sull'insieme, sull'assemblea dei dati. Dal punto di vista invece della normativa privacy, non si parla di titolare del dato, se ci pensate, anche se poi volgarmente viene utilizzato, però si parla di interessato per la persona che è appunto portatrice dell'interesse alla tutela del dato, di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento. Ok, il titolare del trattamento è quello che poi in inglese viene chiamato data controller, che è una parola che crea meno equivoci indubbiamente, e il responsabile del trattamento è data processor, cioè colui che macina i dati. Quindi, nell'ottica proprietà intellettuale, non è detto che, tornando all'ottica proprietà intellettuale, non è detto che questi concetti siano sovrapponibili. Cioè, titolare del trattamento non è detto che sia il titolare della proprietà intellettuale sulla banca dati, che magari è il responsabile del trattamento, che è colui che ha fatto il lavoro intellettuale di creazione e assemblaggio dei dati, diciamo, organizzazione dei dati all'interno di una banca dati, quindi è lui titolare della proprietà intellettuale. Ma colui che controlla, cioè che ha le responsabilità poi anche giuridiche fronte GDPR, fronte normativa privacy, è il titolare del trattamento. Quindi occhio a questa frequente confusione. Infine, sto arrivando alla conclusione, dovrei essere nei tempi. Allora, fin qui abbiamo parlato solo di modelli di previsione, come mi era stato chiesto dagli organizzatori, però dovendo noi poi arrivare a parlare di intelligenza artificiale,
si aprono tutta un'altra serie di interrogativi e di criticità, perché l'intelligenza artificiale non è solo un modello a cui vengono dati dei dati e lui ci sputa fuori un risultato, ma è qualcosa che si autoaddestra, prende in autonomia, potremmo dire, no? È il cosiddetto machine learning. E quindi arriva un punto in cui sta succedendo, cioè è già stato fatto non solo come esperimento, ma esistono ad esempio dei software che creano articoli di cronaca, dei software che creano atti giudiziari o che creano sentenze, quindi nel mondo giuridico credo che Andrea Rossetti abbia dato delle tesi su questi temi ed è un tema assolutamente di frontiera. Lato non informatica giuridica ma proprietà intellettuale, ci si chiede di chi sia l'opera creata da un'intelligenza artificiale, cioè un'opera creata da un software, perché alla fine l'intelligenza artificiale abbiamo detto che è sostanzialmente software misto a dati che le vengono forniti, però appunto essendo un'intelligenza artificiale poi i dati se li va a prendere da sola a un certo punto, cioè apprende quali sono i tipi di dati su cui può andare a pescare e a un certo punto se li va a prendere da sola sul web, ad esempio. Ad ogni modo, dal punto di vista, i due problemi che nascono dal punto di vista della proprietà intellettuale sono: un'opera creata da un software può avere il requisito fondamentale del carattere creativo e quindi ricadere sotto tutela del diritto d'autore, cioè può esistere un copyright su qualcosa scritto da un software, visto che il requisito è il carattere creativo, il fatto che ci sia un'attività intellettuale creativa nel realizzare l'opera perché scatti la cosiddetta tutela? No, perché un software difficilmente secondo me, può essere portatore di un diritto come quello, come il diritto d'autore, non può essere, non c'è una vera attività intellettuale. Nello stesso tempo ci si chiede, ipotizzando che questo tipo di opere in qualche modo ricadano sotto tutela del diritto d'autore, ma su quello, ripeto, io sono già scettico, di chi sarebbero poi questi diritti? Cioè, i diritti sono di chi? Ovviamente non della macchina, non del software, perché non può essere portatrice di diritti, ma allora è di chi ha sviluppato il software o di chi ha fornito al software i dati e gli input? Scusate, devo spegnere, è partito abbiamo ancora il fax in studio. E quindi è una domanda non da poco, cioè di chi sarebbero i diritti su queste opere? Di chi ha sviluppato il software o di chi ha fornito gli input su cui poi il software ha lavorato per generare l'opera? Altra questione delicatissima. Non ho risposte, nel senso che questo è un tema assolutamente di frontiera. Vi lascio però degli spunti di approfondimento. Ho trovato le cose davvero interessanti, tutte vedete molto recenti dal 2017 in poi. Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma, no? Parla di dilemma non a caso, perché se diciamo che il fondamento del diritto d'autore, della proprietà intellettuale è l'attività creativa, assolutamente l'intelligenza artificiale non potrà mai essere generatrice di questo diritto. Al massimo si ricade sotto il famoso diritto sui generis, nel senso che il diritto sui generis non scatta con la creatività, ma scatta con il rilevante investimento. Allora è tutto un altro paio di maniche. Ok? E infatti è una delle risposte che vengono fornite dalla teoria giuridica. Leggete questi articoli. C'è anche un libro italiano recente di quest'anno di una collega, Laura Chimienti, sempre molto, molto brava, ci vede molto bene, e si chiede, vedete il titolo del libro è Diritto d'autore 4.0, l'intelligenza artificiale crea, cioè fa davvero un'attività creativa? Ok? E quindi, appunto, se leggete, anche lei alla fine ricade si dirige verso, guarda verso l'ambito del diritto sui generis, di questo strano diritto che scatta non tanto con l'attività creativa, ma con il rilevante investimento fatto da colui che crea la banca dati e in questo caso da colui che ha sviluppato l'intelligenza artificiale che poi genera un dato, che poi genera un output. Ripeto, questi sono spunti, ovviamente. Confido che qualcuno abbia voglia di leggerli e concludo con una citazione letteraria. Da diverse settimane questo motivo musicale era diventato a Londra un'autentica persecuzione. Si trattava di una delle innumerevoli canzoni, tutte dello stesso genere, messe in circolazione a beneficio dei prolet da una sottosezione del reparto musica. Le parole non erano opera di esseri umani,
ma di un macchinario detto versificatore. Però la donna le cantava in maniera così intonata da rendere quella porcheria quasi piacevole. George Orwell, 1984. Ho finito qua, avete i miei riferimenti, confido che Grazie. vogliate seguirmi e le slide sono licenziate Commons. Grazie. Grazie per i contributi e per le domande. Ribadisco, è sempre più importante fare il framing del problema piuttosto che risolverlo, e mi sembra che il tuo contributo da questo punto di vista sia molto prezioso. Hai fatto tu delle domande, ma adesso io vorrei capire se ci sono anche domande dal pubblico, possiamo dedicare. Ah, Andrea, subito, ti prenoti. Sì, approfittando della mia situazione, e intanto magari gli altri organizzano più domande. No, perché tu, ma qui magari mi correggeranno i tecnici che sono presenti molto numerosi a questo incontro. Ho visto che nessuno ha mollato, cioè 62 eravamo all'inizio, 62 siamo adesso, quindi non, evidentemente non sei stato noioso, Simone, in questa presentazione, oppure sono addormentati tutti dietro, no? Questo non potremmo mai dirlo in effetti. No, però scusami, è secondo me quella che va rivista, è quella che a me fa un po' più problema rispetto alle cose che hai detto, l'idea di sviluppo del software. Perché tu hai descritto una maniera, la maniera in cui il software si sviluppava quando io facevo ingegneria, che erano gli anni 80, no? Cioè uno si mette lì, scrive le sue righe di codice, non c'era neanche la programmazione a oggetti all'epoca, insomma, certo, il Lisp era una grande figata, ma anche quello alla fine è un algoritmo. Ma per le poche cose che ho capito di quel sottoinsieme dell'intelligenza artificiale che è il machine learning, le cose non stanno più tanto così. Cioè, non c'è un essere umano che sviluppa il programma. Ma il programma viene sviluppato sulla base dei dati che vengono fatti macinare a un learner, cioè a un software specificamente pensato per produrre, io chiamo catene di inferenze, questa, ma poi insomma, Federico mi dice che confondo un po' le idee perché in realtà ha un significato un po' diverso dall'ambito della logica in cui lo uso io a quello che lo usa lui. Insomma, però produce, diciamo, ecco, lo schema che tu hai mostrato qui, no? In realtà non è prodotto da un essere umano, ma è prodotto da un computer sulla base, no, dei dati che gli vengono dati da macinare. Allora, la mia domanda è: che relazione c'è tra questi dati e il programma che da questi dati dipende in maniera inestricabile? Come hai detto tu, no? Perché tu l'hai detto, no? Questo vengono venduti come un insieme. Però l'insieme di programmazione dipende dall'insieme dati. Se secondo te questo cambia qualcosa in quello che hai detto oppure no? E allora, qua siamo nel solito problema. Allora, da un lato il problema mio personale di non conoscere sufficientemente lo sviluppo software. Io passo per uno che comunque conosce le questioni software, però Questioni software, non però a livello non è tale a livello da. Scusa, sento un ritorno bruttissimo, Andrea, devi spiegare. L'ho bloccato, è qualcuno che era Ok. entrato Non a in livello chiamata. tale da andare così nel dettaglio sullo sviluppo software, sulle le varie forme ed evoluzioni della scienza informatica, e lì faccio mea culpa, però sto seguendo un corso di Coding for Lawyer in questi giorni. Nello stesso tempo, invece, lato puramente giuridico, il diritto, la normativa sulla tutela del software non fa questa distinzione, cioè il codice, cioè la legge sul diritto d'autore dice che il software è tutelato in forma di codice, ma anche in forma di diagrammi preliminari allo sviluppo del software, e dice che il software è tutelato in quanto forma di creazione intellettuale, cioè quindi comunque sottolinea che deve essere software sviluppato dall'essere umano per essere sotto copyright, ok? Poi, allora, negli articoli che ho segnalato c'era anche un riferimento alla storia che non c'entra nulla, ma c'entra indirettamente, del famoso fotografo, della famosa foto del macaco che si è autoscattato un selfie. Non so se qualcuno di voi la conosce, c'è cioè questa foto di un macaco all'interno di un parco che ha trovato una macchina fotografica di un fotografo naturalista che stava preparandosi per fare un documentario e si è autoscattato lui il selfie, quindi ha preso in mano la macchina e se l'è scattata. E quella foto è caduta automaticamente in pubblico dominio perché c'è una norma del, 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 da un lato c'è una norma del, 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 del,
Copyright Act americano che dice che un animale non può essere titolare di diritto d'autore, ma poi al di là della presenza di questa norma, non è un vero atto creativo, perché l'animale probabilmente non era consapevole che stesse realizzando un'opera dell'ingegno, ha semplicemente giocato con un aggeggio che lo affascinava e che aveva dei luccichini, no? E quindi ha schiacciato dei bottoni. Però il fotografo non ha gradito, perché dice: caspita, io sono stato io quello che si è fatto lo sbattimento di andare di notte a piazzare le videocamere, che è stato lì nascosto con le foglie aspettando che arrivassero i macachi. È possibile che io non abbia nessun diritto? È la teoria, no? Viene chiamata in America, la chiamano teoria del sudore sulla fronte, cioè il fatto che io mi sia fatto lo sbattimento genera un diritto. Però è pericolosissima, Andrea, perché solo il fatto che uno si sia dato da fare pone un diritto, e vuol dire che allora arriveremo a un punto in cui se scannerizzo un codex del 1500, quindi un libro che il diritto d'autore non l'ha mai avuto, neanche quando è nato, perché il diritto d'autore all'epoca non c'era, solo perché io mi faccio lo sbattimento di scansionarlo, allora ho un diritto. E questo è quello su cui in realtà si sta discutendo nel mondo della digitalizzazione dei contenuti, no? Ah, io sono quello che ha schiacciato il bottone dello scanner, allora ho un copyright sulla digitalizzazione. Questa cosa per adesso non sta in piedi, perché il semplice schiacciare il bottone, il semplice avere la macchina che ha generato l'output, non ti rende titolare di un diritto di proprietà intellettuale. Al massimo, ecco, ti rende titolare di un diritto sui generis, perché è legato al rilevante investimento, ma deve essere una banca dati, cioè devo andare a inserire l'output all'interno di un qualcosa che è organizzato. Poi vabbè, è chiaro che basta metterlo in una tabella, basta metterlo anche in una pagina web, un sito web, dico che quella è una banca dati, stupida, ma è una banca dati. Però ecco, quello è il massimo che si può ottenere. Dubito che si riesca ad arrivare a tanto. Poi non so se ho risposto alla domanda oppure ho aggiunto ulteriori dubbi e criticità. È aggiunto qualche dubbio in più, ma mi sembra che sia sintomatico della situazione in cui ci troviamo, sinceramente. No, nel senso che, allora, se tu mi chiedi sul software, è chiaro, cioè vai a leggere la direttiva europea sulla tutela del software, dice che il software è tutelato in quanto creazione intellettuale di un autore, di un essere umano, cioè non il software creato da altro software. Sappiamo, ce lo so, perché ci sono opere anche pittoriche o anche grafiche create da software, opere letterarie create da software, no? Articoli di cronaca creati da software, indubbiamente c'è software creato da software, e questa è la sfida che si porrà il diritto d'autore dei prossimi anni. Andrea, scusami, ci sono delle mani, grazie Simone. Ci sono